Forza allora, dobbiamo salire su quel dirigibile. Da qui si raggiunge l'imbarco del dirigibile. L'accesso è vietato a chiunque non abbia rinunciato ai propri desideri. Il personale dell'aeroporto è pregato di presentare il proprio permesso da lavoratore. Avete sentito? L'imbarco è un poco più avanti. Ma dobbiamo rinunciare ai nostri desideri se vogliamo entrare. Perciò, senza aver subito un risveglio del cuore non si può passare. Dubito che riusciremo ad entrare a questo punto. Mi sa che non abbiamo scelta. Dobbiamo trovare una strada alternativa. Come sempre e come tutto questo palazzo. Ehi, guardate! Guarda, non commento neanche. Credete che potremmo sfruttare quel condotto? Oh, potreste aver ragione. Ben fatto, Noir. Fili e condotti dell'aria Deus Ex Machina. A parte che va bene tutto, ma la vedo difficile che in 27 come siamo riusciamo a passare tutti da questo condotto stretto. Stretto, santo cielo. Guardalo. Wow, abbiamo appena superato la sorveglianza passando per un condotto dell'aria. E vai. Mamma mia, i controlli di sicurezza quelli belli. Ehi, non avete ancora consegnato i vostri desideri? No, e non lo faremo. Rajanaga, tu non sei debole al fulmine. Lo so bene. Ah, merda, ci hanno trovato. Mi sa che ci toccherà farli fuori. Ma va. Chi l'avrebbe mai detto? Allora, no, io non voglio la guardia. Vabbè, aspetta. Facciamo così. Ecco qua. Ho visto, assorbe fulmine, debole al... Oh, però è debole al... alla maledizione. Questo non è male. Aspetta, dov'è finito? Allora, devo ricordarmi di non fare il terzo attacco di Ryuji, ma solo il secondo o il primo. 1, 2 e 3. Ho sbagliato tutto della mia vita, ma non importa. E in realtà è morto. E io pensavo sarebbe stata molto più difficile. Ah beh, perché non era un boss. Era solo un nemico come tanti. Pass per lo staff. L'ultimo nemico sembra aver perso qualcosa. Un pass per lo staff. Mi sa che dovremmo dire addio a quel condotto. Meno male, era anche abbastanza scomodo. Mi sa che a questo giro Ryuji purtroppo è diventato inutile, perché le naghe sono resistenti al fulmine. Quindi direi, togliamo Ryuji e mettiamo Makoto, perché deve salire di livello. Così Makoto fa anche le veci da healer. Ed è incredibile, l'ho già detto purtroppo, che sto usando tantissimo i companion e pochissimo Joker. Il che è quasi assurdo, eh. È quasi assurdo come cosa. Fermi tutti. Un po' di bombardate gratuite. 1, 2, 3. Te, beccati ste martellate incredibili. 2 e 3. Bomba accecante. E la madonna, che è successo? Povera Noir. Ma guarda, una porta che per ora possiamo aprire. E quelle cose... Ah, pensavo che erano laser, invece sono sedie. Aspetta, occupiamoci del big guy. È facile distruggerli quando sono così distratti, eh. Oh, cavolo, per una volta che c'era un nemico di vento. Per una volta che c'era il nemico di vento e abbiamo tolto Skull noi. Aspetta. Mi libero di tutte voi ora. Bomba accecante. Ripassiamo di nuovo la palla a Noir. No. Ti pareva.
Scappa, scappa! Noir sarà anche potente negli attacchi. È nella difesa la sua problematica. Scappa! Aia, che dolore! Ecco fatto, distrutta. Maledetta ruota della fortuna. Ma guarda quanti nemici rossi che ci sono in sta zona. Ecco fatto. Così ci si occupa di voi. Uno, due, ehi, fermi. Troppi. Ma porca puttana. E allora beccatevi questo. C'è troppa gente in un punto troppo ristretto. Un po' di proiettili psichici fanno sempre al caso nostro. Aspetta. Ecco fatto. Guarda quanti danni in pochissimo tempo. Oh, scappa. Aia, che dolore. Ecco fatto. Ma stai buono. Beccati questo ciclone e muori. Beccato. Quando le combo girano, il gioco funziona bene. Su quello non ho mai avuto nulla da dire. Il problema è sempre stato quando non prende la combo. È quello che mi dà fastidio. Ah, guarda, un checkpoint. Perfetto. E siamo già arrivati al torrione? Davvero? Serio? Mi sembra troppo comodo. Sarà sicuramente chiuso, sicuro. Ora che siamo avanzati un po' di livello, finalmente, possiamo permetterci di creare certe persone. Tipo questa qui è debole solamente al nucleare, il che la rende sicuramente un'ottima persona. Il punto è che se la voglio fare, la facciamo fin da subito perfetta. Il che richiede molto 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 percorso per realizzarla. Per esempio, una persona del genere non la calcolo minimamente. Ok, sì, assorbi due cose, ma sei debole a tre, cioè sei una merda totale. Ecco, trombettiere per esempio è ottimo. Ci serve però quella forma di orologio. Per fare Seth invece, che è un'ottima persona, ci serve Mithras. Attenzione, Mithras possiamo farlo. Nonostante la sua inutilità, possiamo permetterci di farlo. Ecco fatto, Mithras ce l'abbiamo ora. E ora che abbiamo Mithras, possiamo farlo grazie a Overwatch. Possiamo farlo Seth? Secondo me no, perché ci dirà che non abbiamo il livello abbastanza alto, vero? Immagino che sia Copa Tengu il problema. Proviamo a fare livello 45, vediamo se gli basta. Ovviamente no, perché Mithras è di un livello troppo basso. Può essere. Proviamo tutti e due livello 45. Oh, finalmente Seth possiamo farlo. Però, stesso discorso dell'altra volta, tanto vale aspettare. E però Seth è forte. Seth è tanto forte. Anche se vi giuro che io in questo gioco sto facendo una fatica tremenda. Sto facendo veramente una fatica tremenda a capire bene come fare tutte quante le varie combinazioni. Boh, io intanto provo a fare Seth. Poi quello che succede, succede. Se voglio riprovare a potenziarlo, lo riprovo. Ma per adesso penso che andrò così. Questa persona umarekawarinasai. Eccolo qua, Seth. Sono Seth. E così brami il potere di uccidere, pur rendendoti detestabile. Se è così, ritienimi la tua maschera.
cazzo, sei un dragone nero, voglio ben vedere se non ti ritengo la mia maschera. E poi in questo momento sei il più potente di quelli che ho, quindi... Fra tutto quello che ho in questo momento, Seth, tu sei il meglio. Proviamo gli attacchi di Seth. Ok. Wow, questo è bello. Bello, l'ultimo attacco è un attacco oscuro. Ok, ora che abbiamo Seth, penso che potrei tornare ad usare bene Joker. E proviamo la nostra nuova arma. Ok, con calma. Mettiamo... Dove siete? Provocazione un po' a tutti. E ora, centro perfetto. Ok, a parte che loro resistevano ai danni fisici, per il resto è andata bene. Devo dire niente male. Ecco qui una cesta, dimmi che posso aprirla, perfetto. Con un monocolo scintillante, niente male. Allora, lo sticker idol, caricamento della barra speciale, ottimo. 5 di fortuna, aspetta. Non mi ricordo, in questo titolo sì, posso equipaggiare roba anche a Futaba. Quindi... Vabbè, però riduce il danno fisico, non è male. Però aumentarle la fortuna vuol dire far sì che le sue abilità si attivino prima. Il critico assolutamente a Zenkichi. La barra speciale a questo punto a Joker. Anche se tutte le statistiche più uno non è male. Con Seth dalla nostra parte direi che Joker adesso è molto più plausibile. Nemico? Sicuramente davanti alla porta. Allora la porta d'imbarco è questa. Accesso negato, privilegi d'accesso insufficienti. Siete pregati di consegnare i vostri desideri o presentare un pass VIP. Pass VIP? Che roba è? Quindi con uno di quelli potremmo entrare. Questo semplifica le cose. Troviamo un pass. Ma chi dovrebbe essere in possesso di un pass VIP? Dubito si possa capirlo dall'aspetto di una persona. Se solo sapessimo dove sono solite ritrovarsi persone del genere. Beh, se sono così importanti da farsi chiamare VIP, magari li troveremo in una sala di attesa di prima classe. Bel colpo, Noir. Me lo sentivo. Se c'è qualcuno che può intendersi di queste cose da VIP, quella sei tu. Ovviamente, perché lei è ricca. Ho già trovato qualcosa, diamo un'occhiata. Strano che non ha detto niente, ma dai, non dire queste cose, per favore. Allora, con calma. Qui c'è una stanza da tre. Lì c'è una stanza che prosegue e torna indietro. E la nostra stanza, ovviamente, è quella lì. Però io prima... Ovviamente non posso entrare. Va bene. Serve un pass anche qui, ma stiamo scherzando. Quindi non possiamo entrare da davanti, dobbiamo trovare un ingresso posteriore. Che bello. Vuoi vedere che anche questa è chiusa? No, questa era aperta. E c'era dentro nulla in realtà. Vabbè, nulla no, ma c'è un passaggio da questo lato. Ecco qua. Oh, aspetta, le luci. Una, due, tre. Ecco fatto. Qui c'è qualcosa con un forziere. Però mi sa che ci tocca fare il giro dall'altro lato. Ok, con calma. Ecco qua il nostro forziere. Vediamo che cosa contiene. Una raffica. Niente male. Vediamo qua sotto, altro forziere ma dall'altro lato, benissimo. Uff, ottimo. Ed eccolo qua. L'abilità non è abbastanza alta. Cosa mi serve per aumentare la mia abilità di scasso? Ah, devo uccidere Ango Natsume, madonna mia. Ah, dovrò farle queste missioncine qui. Ed ecco qua l'entrata posteriori, cari amici miei. Allora, con calma. Ho sbagliato tutto, ma non importa, sono riuscito a fare un'imboscata. Bene, gli unici nemici che sono resistenti ai danni fisici. Allora, vai Sofia.
Oh, occhio! Ma che palle sti elefanti! Mamma mia! Stile... Madonna mia, Joker! Ecco fatto, ci siamo liberati tutti. Una pietra vitale, niente male. Bene, eccolo lì il nostro pass VIP. Buongiorno. Che è successo alle guardie? Sono state uccise da me. Ecco cos'è successo. Allora, prima liberiamoci dell'elefantone. Che sei un grosso problema tu. Vieni qua, Mapsio. Perfetto. Ci siamo già liberati di lui. Perfetto. Ecco qua. Aspetta, dall'altro lato, dall'altro lato, appunto. Ecco fatto. Anche questo andato. No, 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 no. Di qua e dai. Sto cane del merda. Oh, ma io vorrei colpirti, eh. Vorrei fartelo capire. Qualcuno ripassi la palla a Noir. Oh, calmi. Eccoti qua, perfetto. Dobbiamo... Ehi, calmi. Far fuori anche sti elicotteri. Calmi tutti. Ripigliati. Ecco fatto. Calmi tutti. Diamo una pietra vitale ad Haru. Ecco fatto. Bomba accecante. Ecco fatto. Via sto elicottero de merda. Colpito. Aia, che male. Distrutti? Oh, finalmente. Un pass della sala d'attesa. Il pare che il nemico abbia perso qualcosa. Questo cos'è? Oh, è un pass VIP. Ah no. Forse il nemico che abbiamo affrontato non era un VIP, però dice pass per la sala d'attesa. Forse è in grado di aprire la porta di quella sala? Certo. Ci sono altre due sale d'attesa di prima classe, troviamole. L'importante è che io possa uscire. Che è successo? Dove sono apparsi tutti sti nemici? Boh, forse hanno allertato le guardie. Perché sai, stiamo facendo giusto giusto pelo di casino. Ma giusto un filino, neanche troppo. Dov'è l'ultimo rimasto? Ecco fatto, tutti andati. Salta. Ecco fatto, risolto tutto. Quale di queste due? Ovviamente questa. No, aspetta. Sì, era questa. Ed ecco qua il nostro nemico bello grosso. Spero che lui abbia il pass VIP allora. Lo speriamo un po' tutti. Ehi, e voi che diavolo siete? Quest'area riservata ai VIP. Ovviamente. Oh, tu! Io, secondo voi questo è un VIP? Scommetto che è un pass. Oh, sono sicuro che possiamo convincerlo a separarsene. Ehi, hey, andateci piano. Più che ladri fantasma in questo momento mi sembrate dei ladri e basta. Beh, sì. Allora, debole al nucleare, al fulmine e alla luce. Aspetta che sta per esplodere. Beccati questa raffica di colpi, bastardo! Occhio che esplode. Ecco fatto, aspetta. Preso! Maledetto fantasma fuso. Colpisci a morte! E attacco speciale. Perché sì, perché già che c'eravamo... Perché non farlo, no?
mamma mia. Da quando abbiamo preso il bonus per gli attacchi speciali. No, da questo lato, aspetta. Eccolo lì. Vabbè, ma insegui solo me, tu? E allora beccati questo. Bastardo. Aiuto. Non vedo. Troppa merda nello schermo. Assaltiamolo. Ed è apparso anche il ragnone gigante. Penso che se ne sia andato anche lui. Ah, di pochissimo. Dai che muori, dai che muori, dai che muori, dai che muori. Non vedo, credo sia morto. Vabbè, è stato facile. Siamo aumentati abbastanza di livello e riusciamo a gestire la cosa. Pass VIP. Pass VIP. 12 punti. Eccellente, abbiamo il pass VIP. Grandioso, ora possiamo salire su quel dirigibile. Torniamo alla porta d'imbarco. Sì, e possiamo anche fare un'altra cosina un po' più intelligente. Ovvero, prima passiamo di qua per vedere cosa c'è. Sicuramente c'è una cesta nascosta. Vediamo dentro la cesta cosa c'è. Ovviamente c'era una cesta nascosta, una goccia di amrita. Wow, che premio. Ora che sono uscito e rientrato per ricaricarmi, possiamo finalmente entrare grazie al pass VIP. Tutti che si fregano con le loro stesse mani. Pass VIP accettato, siete autorizzati a salire a bordo. Ok, è aperta, andiamo al castello. Perfetto. Eccolo qui, l'ultimo torrione. Io però... mi sa tanto... No, meglio tenere Noir e Makoto. Perché magari mi appare di nuovo quelli deboli sia al nucleare che allo psichico. Ehi, un momento, questo è un torrione della prigione. Ci sono, questa deve essere una torre di controllo per i dirigibili. Che vi sorprendete a fare? Era ovvio. Forse ci conviene prendere il controllo di questo posto, se vogliamo volare in sicurezza. Sono d'accordo, fermando gli altri dirigibili possiamo ridurre il numero di rinforzi nemici. Ok, allora, se il piano è questo, diamoci dentro. Ah, così? Senza neanche un nemico che appare? Serio? Va bene. Non me l'aspettavo, ma va bene. Sono rimasto abbastanza sorpreso. Che cosa sarà questo nucleo? Scopriamolo subito. Secondo me adesso arriva un nemico e ce lo ruba. Il badge di Madis. Abbiamo il nucleo. Interessante, un badge di Madis. Il suo design simmetrico è alquanto accattivante. Abbiamo ripulito tutti i torrioni. Procediamo, saliamo a bordo del dirigibile. Ma così, semplice, senza nemici che appaiono. Strano. Abbastanza strano, sì. Secondo me adesso appare. Appare qualcuno, per forza. Restituite all'istante ciò che avete rubato dalla torre. Non lo ripeterò di nuovo. Che ladri fantasma saremo se restituissimo la refurtiva. Luridi vermiciattoli. Sarà un vero piacere annientarvi uno a uno. Nemico debole a che cosa? Ah, sei tu. Ecco che arriva. Dovrebbe essere debole al fulmine. No, al nucleare, perfetto. Beccati Aegon. Aegon. Però è abbastanza resistente. È veramente resistente. Però giudice finale mi piace un sacco come nome. Ecco fatto, calmi tutti. Aspetta, fermi. Ah, cazzone. Ehi, il vento mi stava attirando. Ecco fatto, un po' di gente in meno. Non capisco più nulla. Sta succedendo troppa roba tutta assieme. Porca troia, sti nuclei di energia. Fermi tutti.
Dobbiamo liberarci di sti cosi qua della fortuna. Ecco fatto. Contento? Calmi tutti. Oh, e fortuna si è levata dalle palle. Basta? Oh, calmi, calmi, calmi. Scappate. Aia, che dolore. Ma che raggio di esplosione incredibile hai? Pugni elementali. Aia, che dolore. Vieni qua, maledetto. E ora hai rotto il cazzo, Freya. Oh, finalmente. Questo nucleo di energia che continuava ad attirarci, mamma mia. Dovresti essere morto tra poco. Oh, è finalmente crepato. Giudice finale però mi è piaciuto come nome. Mi è piaciuto veramente tanto come nemico questo. Chi è salito? Lei. Freydine, ok. Freyla è medio. Questo è medio in un'area ampia. Quindi via questo. E ora abbiamo danno nucleare pesante. Perfetto. E ora possiamo andarcene. Oh, finalmente. Dirigibile, eccoci qua. Portaci al castello. Wow, il dirigibile è enorme. Da vicino sembra anche più grande di come lo immaginavo. Ok, saltiamo su e portiamo questo affare al castello. Ma lo guidiamo noi? O ci porta lui? Oh, che bello! Ma non mettiamo neanche una scena. Oh, che figata stare sul dirigibile. Sì, se ci fossi capito ce l'ho abbastanza con i creatori di questo gioco per aver fatto effettivamente delle scene ma senza farle vedere. Ormai siamo vicinissimi al castello. Non possiamo fermarci ora. Akira! Akira! Ehi, che diavolo è questa bolgia? È acclamatissimo. Siamo qua dietro, ciao. Quanta gente, che starà succedendo? Saranno tutte ombre a cui è stato risvegliato il cuore. L'eroico spettacolo del grande Akira comincerà tra pochissimo. Siete pregati di radunarvi di fronte al palco per mostrare il vostro sostegno. L'eroico spettacolo? Dico no, Sembra interessante, andiamo a vedere. D'accordo. No, guardate più attentamente, le guardie sono sull'attenti. Se ci individuassero saremmo attaccati e a quel punto sarebbe la fine per noi. Credo che sia il caso di ritirarci per il momento. Non era già successo a Sapporo una cosa simile? Intende Lord Hi-Ho? Quella faceva da controaltare alla super campagna di pulizia del mondo reale, giusto? Potrebbe essere la stessa cosa. Vuoi dire che con noi sta conducendo una sorta di spettacolo anche nel mondo reale? Sì, una presentazione molto probabilmente. Il che fa sorgere la domanda: tutta questa folla si ritirerà una volta che avremo finito? Ci servono più informazioni. Forse è meglio tornare nel mondo reale e scoprirlo da noi. D'accordo, se pensi che ci possa aiutare torneremo indietro. Ci serve scoprire cosa ha in mente Konoe. Va bene, è tempo di ritirarsi. In realtà volevo dirgli no, è troppo pericoloso, però pensavo fosse la scelta. Ok, proseguiamo. No, è troppo pericoloso, aspetta un attimo e no, torniamo indietro. Ma sempre a sto spettacolo vanno?
tutti, anche a Keiji, anche a Alice. Signor Konoe, Emma l'applicazione sviluppata dalla sua azienda, Madis, è diventata incredibilmente popolare in tutto il globo. Le industrie creative giapponesi iniziano a mostrare i propri limiti. È bello poter parlare di una svolta così straordinaria nel campo delle IA. Ho sentito in molti che sperano di vederla diventare una prepista del nostro paese, signor Konoe. Oddio, non mi dipingerei in quel modo, ma intendo senz'altro fare del mio meglio. Il mondo è in procinto di affrontare un'enorme trasformazione e il mio desiderio più grande è indirizzarlo verso un futuro roseo. Yeah, bravo, bravo. Grazie, troppo gentili. Si direbbe che abbia già dei sostenitori. A proposito, ho sentito dire che i server di Emma sono custoditi presso la Tokyo Radio Tower. All'epoca la Tokyo Radio Tower fu la chiave di volta per introdurre il Giappone in una nuova era della comunicazione. Forse questa volta sarà Emma a rivestire il ruolo simile e a traghettarci nell'era delle intelligenze artificiali. Sì, è certamente questo l'obiettivo. Sebbene per il momento l'IA sia ancora una tecnologia nascente, non ho dubbi che semplificherà la vita di tutti noi. E a testimonianza di ciò sono state numerose le aree che, giusto l'altro giorno, hanno lamentato l'interruzione dei servizi di Emma. Secondo lei, perché i ladri fantasma hanno deciso di prendere di mira proprio Emma? Emma custodisce un quantitativo enorme di dati personali, il che la rende un obiettivo perfetto per una banda di delinquenti, a mio parere. O magari sono semplicemente contrario alla mia idea che le IA possano rendere un mondo un posto migliore. I bei discorsi in cui si definiscono campioni degli umili e degli oppressi sono probabilmente falsi, quanto le maschere scadenti che indossano. Scadente sarà la tua armatura, stronzo. Minacciano chiunque sia in disaccordo con loro, privandolo del libero arbitrio se non collabora. Sono solo malvagi che compiono azioni malvagie. Non ci faremo sconfiggere da un gruppo di meschini criminali. Sono più che determinato a combattere le loro ingiustizie fino all'ultimo. Signor Konoe, l'altro giorno ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato del suo odio viscerale per i mali di questo mondo. È possibile che derivi dalla sua esperienza di vita? Sì, suppongo si possa dire così. Da bambino un tragico incidente mi ha privato di una persona a me molto cara. Scommetto che è stato proprio quell'incidente a spingermi a covare un tale disdegno per l'illegalità. In qualunque modo la si guardi, non permetterò ai ladri fantasma di continuare a fare i loro comodi. Non potrei essere più d'accordo. Penso che chiunque si auguri che il caso dei ladri fantasma venga risolto il prima possibile. Ecco spiegata tutta la tiritera sull'eroico spettacolo. Bastardo, come oso uscirsene con quelle merdate? Già, ma anche una vagonata di gente che lo sostiene. Non hai idea di quanto sia popolare sui social? Anche loro sono tutte persone a cui è stato risvegliato il cuore. No, non è come con Natsume. Questi sono tutti i suoi fan di lunga data. Quindi tutti restano ammaliati dal fascino di Konoe, pur non avendo neanche la benché minima idea di chi sia realmente. I suoi risultati con Madis sono senz'altro impressionanti. Oh, ma dai, quel tizio è merda che caga merda. Chi non lo conosce interiormente avrà l'impressione che si tratti davvero di un uomo interessato a rendere il mondo un posto migliore. La situazione non è molto diversa da quella che si verifica con Shido. Così non va. Beh, le persone tendono a fare le scelte più sicure nella vita. È davvero così? In un'esistenza fatta di sole decisioni, si vive costantemente nella paura di non sapere cosa ci riserverà il domani. Questa insicurezza spinge spesso le persone a rivolgersi a chi offre loro la risposta migliore. Quindi, in una situazione simile, sono più inclini ad aggrapparsi a chiunque possa rendere più facile le cose. Prima Shido, poi Konoe. Anzi, questa volta potrebbe essere persino peggio, vista l'incredibile vicinanza tra Emma e la gente. Ma è davvero possibile vivere così, affidando tutto nelle mani di qualcun altro? Beh, la verità è che non tutti credono abbastanza a se stessi per fare altrimenti. Non che io possa parlare. Ma è per questo che stiamo smascherando il vero cattivo della situazione, per far rinsavire tutte queste persone. Hai ragione, non possiamo più permettergli di risvegliare i cuori a piacimento. Demoliremo quella sua stupida prigione e poi si ritroverà il mio piede dritto nel... nello stomaco. Ah, forse è meglio aspettare finché non mettiamo qualcosa sotto i denti, Non posso crederci. Questo ha senz'altro allentato la tensione. Ora che mi ci fai pensare, anch'io ho fame. Abbiamo vagato in quella prigione per un bel pezzo. Sì, cena! Proposte? Siamo ad Osaka, sarebbe da pazzi non mangiare dei takoyaki, no? Buona idea, morivo sinceramente dalla voglia di andare in giro a provare un po' di tutto.
è bello comunque come uniscono la parte seria, quindi dobbiamo fermare il cattivo A. Siamo ragazzi, stiamo viaggiando, andiamo a mangiare. Con della tempura la voglio questa roba, ho fame ora. Oh, esistono davvero sapori simili da queste parti. Avrei dovuto aspettarmelo della meravigliosa cucina giapponese. Oh, e si mangia anche stasera. Ah, sei buono. Che bontà. Oh, evviva. Un viaggio d'Osaka non può dirsi completo senza questo ben di Dio. Dov'è Zenkichi? Sono alquanto stupita. Ogni locale ha un suo gusto distintivo. Provare ristoranti diversi sembra sia stata una scelta vincente. Giustamente. Quindi questi sono gli aromi più autentici di Osaka. E cosa non da poco, sono economici. Non ne vuoi un po', Mona? È bollente per me, ora come ora. Assaggerò appena si raffredda. Mi dispiace che tu non possa unirti a noi, Sofia. Beh, sono un IA, dovrò accontentarmi dei dati. Non abbatterti, Sofia. Ne porterò un po' nella prigione più tardi. Davvero? Promesso. Grazie, Phoenix. Cavoli, viaggiare a buffarsi così è il meglio del meglio. È un peccato che il nonnetto non si sia potuto unire alla festa. Era abbastanza vicino a casa da poter rientrare. Immagino volesse vedere Akane-chan. E anche lei moriva dalla voglia, probabilmente. Spero riescano a trascorrere più tempo assieme appena concluso questo caso. Già, così il nonnetto potrà ricoprire Akane di regali e trattarla come una principessina. C'è però una cosa che continua a turbarmi. Perché con noi si è preso la briga di creare le prigioni, tanto per cominciare? Non è perché gliel'ha detto quel tizio, Owada. Dubito che fosse l'unica ragione. Nella sua prigione l'abbiamo sentito dire di voler salvare le persone o sbaglio? Già, basta uno sguardo dalla sua prigione per rendersi conto che crede fermamente in quello che fa. Si reputa l'incarnazione perfetta della giustizia. È vero, si vede come un eroe. Vuoi forse dire che non lo sta facendo per il suo tornaconto? Beh, certamente deve avere le sue ragioni per prendere parte a tutto questo. Lo sapremo con certezza non appena ci troveremo faccia a faccia con il monarca. Per il momento, focalizziamoci sul problema più impellente. Sì, hai ragione. Mangiamo e recuperiamo le forze per oggi. Ok, allora io mi prendo il resto. Credici, come se ti servisse tutta quella roba. Ehi, chi prima arriva meglio alloggia. Vi conviene sbrigarvi prima che mi pappi tutto. Io, Haru Okumura, accetto la sfida. Aspettate, anche io ne voglio un po'. Ci siamo gustati takoyaki tutti assieme. Tutto così, tutto infilzate, tutte le palline. Mamma mia. Ora che siamo tutti belli riposati e pronti, possiamo finalmente assaltare il castello. Incontriamoci tutti a ritrovo appena i preparativi saranno ultimati. Ovvero, vado a fare un po' di richieste e poi rientro. Andiamo nella prigione. Se hai un minuto, passa da me, ok? Ho qualcosa di veramente figo, ti farò uscire di testa. Va bene, Ryuji, altre richieste, ma pensa un po'. Esperimento elegante esteso. Una volta risvegliato il cuore di noi sarà tutto finito, giusto? A quel punto chissà cosa accadrà a Emma e al metaverso. È inutile pensarci ora, che ne dici di un nuovo esperimento? Sconfiggi 12 nemici con un solo speciale. La Madonna. Aspetta, questa so dove farla. Basta andare in quel corridoio pieno di naghe dove andiamo col carrellino e colpirli con uno speciale. Finita.